Ciao! Questo video ti aiuta a comprendere perché gli open data possono rappresentare una risorsa importante per il tuo business. Le idee imprenditoriali iniziano sempre identificando i bisogni dei clienti a cui si rivolgono. Spesso l'implementazione richiede dati che possono aiutare, ad esempio, a capire esigenze varie. Per queste ragioni è necessario cercare i dati. Abitualmente le persone si rivolgono ai motori di ricerca che rispondono sempre con efficienza, con molti risultati. Ma entrando nei dettagli dei termini di utilizzo, spesso si scoprono ostacoli che limitano il riuso delle proprie idee imprenditoriali. Esistono alcune licenze utilizzate nel rilascio dei dati e dei contenuti con cui è molto difficile sviluppare idee imprenditoriali. Ad esempio, le licenze non commercial vincolano il riuso solo ai fini personali e no profit, mentre quelle no derivative works non permettono alcuna modifica. Può succedere che un dataset abbia bisogno di essere modificato per essere migliorato, ma se questo non è permesso legalmente, allora non lo si potrà fare. Lo stesso problema si può avere con i termini d'uso di dati provenienti da social network, oppure da dati usati solo per scopi scientifici. Quale può essere la soluzione? Esistono dati che sono rilasciati con licenze che ti permettono di essere libero di accedere, usare, modificare, condividere dati per qualsiasi scopo. Questa è la caratteristica principale degli open data. Sono i dati che possono essere usati ad ogni scopo. Quindi, ora sappiamo cosa aggiungere come termine alla nostra ricerca. Il motore di ricerca offre ora una serie di risposte che possiamo classificare come dati aperti del governo. Molte nazioni come Inghilterra, Italia, Spagna offrono un catalogo in cui sono pubblicati i dati raccolti dalle diverse amministrazioni pubbliche nazionali, utilizzabili per qualsiasi scopo. Il progetto FIWER offre anche un catalogo come aggregazione di altri cataloghi di dati pubblici aperti. Open data delle imprese utilizzati per spiegare il valore sociale di una grande azienda o correlate ad una strategia di business model. E dei dati prodotti dalle comunità, come il caso di OpenStreetMap. OpenStreetMap viene spesso paragonato a Wikipedia, in quanto si occupa di creare la mappa del mondo in maniera collaborativa. OpenStreetMap è un progetto open data collaborativo e chiede solo di rispettare la comunità, citando la fonte e lasciando sempre i dati aperti. Dunque non dimenticare, gli open data vogliono permettere lo sfruttamento per idee imprenditoriali, quindi per capire se sono tali, verifica sempre che non abbiano restrizioni, come il riuso solo no profit o l'impossibilità di modificare. In alcuni casi hanno delle piccole restrizioni, come citare la fonte. Può darsi che troverai altri dati, per sicurezza verifica sempre i termini di uso, per capire se sono dati aperti. I dati aperti offrono moltissime opportunità e con FIWER possono essere valorizzati ancora di più. Per tale motivo è nato il progetto Finodex, che offre incentivi per realizzare idee imprenditoriali combinando l'uso di open data e della piattaforma FIWER. Trovi tutte le informazioni al sito finodex-project.eu. Questo video è stato realizzato dal Digital Common Labs della Fondazione Bruno Kessler di Trento grazie al progetto Finodex.